Cari amici di Redere TV, il testo che meditiamo oggi insieme lo leggiamo nel libro dei Proverbi, capitolo 15, versetto 13, che dice quanto segue: Il cuore allegro rende gioioso il volto, ma quando il cuore è triste, lo spirito è abbattuto. Un medico ha espresso un suo pensiero dicendo: Non ci accusiamo tanto per quello che spendiamo e consumiamo, ma piuttosto per quello che ci consuma dentro. Da tempo si sa che una delle cause maggiori delle nostre malattie è quella che proviene dal mondo dei nostri pensieri e dei nostri sentimenti, che indeboliscono il nostro sistema immunitario, le nostre forze e mettono in ansia il nostro sistema nervoso. Spesso, nel lungo termine, quando siamo appesantiti dallo stress e dalle preoccupazioni, non siamo in grado di poter cambiare così facilmente la nostra condizione di malessere. Poi ci sono altri sentimenti che corrodono il nostro essere e sono gelosia, amarezza, rancore, odio. Essere corrosi dentro significa pagare noi stessi a caro prezzo le conseguenze. Se ci lasciamo andare a tali sentimenti negativi, questi si nutriranno della nostra energia e purtroppo avremo conseguenze negative sia fisiche che spirituali. La coscienza pulita è il maggior rimedio contro la collera. I cattivi pensieri, i sentimenti non amichevoli, la cattiva coscienza devastano tutto il nostro essere. Avere la pace e trovare il giusto equilibrio non è qualcosa che dipende da noi stessi o da un medico, ma è qualcosa che è strettamente legata al nostro dipendere da Gesù Cristo. Solo una relazione intima e costante con Lui produrrà in noi quello che è il frutto della Sua presenza nella nostra vita attraverso lo Spirito Santo, e cioè amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine e autocontrollo. Questo è un processo continuo. Qualcosa di me deve sempre morire per far spazio alla natura divina. Più muoio a me stesso e alla mia natura peccaminosa e negativa, più posso ricevere pensieri, parole e azioni genuinamente buoni. Leggiamo infatti un altro testo del libro dei Proverbi, capitolo 4, versetto 23, che dice così: Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della vita. In senso figurato, più il nostro cuore sarà custodito dalla meditazione della parola di Dio, più ci nutriremo delle realtà celesti, più troveremo tempo per pregare e relazionarci con colui che è la fonte di una vita abbondante, e più troveremo la forza di sormontare le nostre difficoltà quotidiane. Lasciati avvolgere dall'abbraccio di Gesù Cristo che vuole oggi risollevare il tuo spirito e rendere gioioso il tuo volto. Dio ti benedica. Amen.